sta dormendo. Sono troppo comode queste sedie. La sedia! It's waterproof! It's waterproof! Ragazzi, non si è bagnata! Diablo c'è! Non si è bagnata! Per niente! No, non in testa pensavo, voi fate buio, faccio finta di niente, perché no, succede, no? Faccio uno scherzo. Volevo fare finta di niente, però con l'acqua come fai? E oggi il nostro cuscino YouTube verrà sostituito da Diablo! È più comodo. Mi raccomando, il link lo trovate in descrizione. Quindi se volete una di queste sedie, ce ne sono mille. Comode. E un sacco di tipi, sono da gaming, da office, comode. E soprattutto non vi vengono vendute bagnate. Però se le volete bagnate, noi potete chiamarci. Chiamateci. Fatecelo sapere. Vai con la reaction. Oggi il ritmo sul cesso. Vai! L'hanno girato l'American Ballet. Eh sì. Allora, se mi insultate questo film, no? Sa quante ne prendono? Di solito non più di 12. 12 in questa classe. In tutto il pianeta. In tutto il pianeta. Al centro, numero 15. Che ansia le audizioni, ragazzi. È il mio film preferito. Non è abbastanza rotata. Che brutto però, sai che sia così. Non è abbastanza rotata. Che brutti i piedi, però è così, cioè. Mamma, mi hanno preso! Non mi hanno preso. Quante volte l'ho visto questo film? New York City? Davvero? Veramente? No, non tutto, però alcune battute. Ma allora vuol dire che la tua reaction non è vera? Vabbè, ragazzi, non l'avete mai visto? Una reaction vera? Io non l'ho mai visto. No? Alla quinta volta che lo vedi? Io le danno a chiunque, è l'unico modo per arruolare gente. Ballerine che fumano. Al chiuso? Quando cominci? Non lo so. C'è Julia Kent. È la sorella di... Clark Kent. Esatto. Hai visto come sta le scale? In prima. Vabbè, ballerina. Ruth Myers è il designer. Sai come approva se un costume è bello o brutto? Se è bello o brutto. Vuoi una mano? No. Adesso sì! Ora fa tipo quei due lights, sai, tipo... No, si morde il labbro. Vabbè. E infatti... No, ma è la stessa di Twilight. Oh. No, sì, no, sui capelli biondi. È lei. Dal lato assomiglia. No, no, è proprio lei con i capelli biondi. È lei. Ma te lo stai dicendo in due. Sì, appunto, per quello. Se non è lei, è la sorella gemella. Comunque siamo lì. Häkkinen. Che non esca questa. Häkkinen è il fratello di Häkkinen. Che non è la birra, ma... Nicolas Hitler. Questa si taglia. Sai una cosa? Mi sembra incredibile che vedremo gente come quella tutti i giorni ormai. Ma questa fuma in giro così. Cioè, fino adesso non ho più fumato che ballato. Dividiamo questa stanza. Non sembri entusiasta? No, zero. Che beh, stai fumando dentro. Effettivamente. Questa è Eva. Se vuoi fumare devi andare fuori. Brava. Che fai? Vieni. Aia. Già le faide. Ci va. Ciao, Maureen. Ciao. Ciao. Come va, Eric? Il mio nome d'arte è Eric O. Jones. O come opera, è il mio idolo. Eh? Non ha chiesto nessuno! Ma che risposta è? Team Ostodie. Team Ostodie. Oper? Ortopedico. E poi forse gli inglesi hanno questa cosa del O, alcuni cognomi, perché forse è off. Tipo, sai, di Nottingham, di... No? È questa la stanza giusta? Se non lo è, resto ugualmente. Eccolo, Sasha. Lei è Jody, quella è Eva, io sono Eric e tu sei carino. Ah, oh, hai sentito? Lei è, io sono e tu sei carino. Stanno facendo lezioni di ritmica con le punte. Anche tu le rompi così le punte? No. Che ci salti. Ma dipende, sopra. Ognuno ha il proprio metodo. Io per esempio li faccio passare sotto 6 rulli compressori dei cantieri. No, io chiamo il mio amico Sumo, si butta. Ah, così, la manciata. E tu scendi? Come customizzi le tue punte? Io sono perfetta, io non le customizzo. Non le customizzo? Non ho bisogno, no. No, perché per lei l'azienda le fa direttamente. Esatto, su misura. Customizzate, sì. Che metodi sono? Cioè, questo non l'ho mai visto. Hanno 8000 metodi. Sì, in America c'era. Bagnarle per sì, ammorbidirle. Bagnate. No, ormai sono così molli, no, che devi sentire buttarle. Meglio le dita. Ma infatti poi le punte le usi per una settimana. È un quasi tre giorni. Un giorno. Che bello essere un maschio, molto meglio. Questo è lo zio di Clark Kent di Smallville. Ma è lo stesso cast. Somebody save me. Chi di voi è stato il migliore dell'ultimo corso che ha fatto? Cosa ha chiesto? Chi di voi è stato il migliore del corso? È inebriante, vero? Essere il migliore. E si crea come un'aura e poi entri nella scuola dell'American Ballet. E ma sei no. Un nessuno! È solo questione di tempo e ballerò Giselle davanti al pubblico del Lincoln Center. E invece no! Per molti di voi questo non succederà mai. Non lo dico per essere crudele. Beh, è un discorso giusto. Che effettivamente non tutti possono essere primi ballerini. Certo. Qualcuno per forza lo dice il nome stesso, primo ballerino, cioè è uno. In realtà ce ne sono diversi i primi ballerini comunque. Stai zitto che aveva un senso come ho detto. Che siete tutti molto dotati. Non sareste qui se così non fosse. Certo che sono dotata. Come
come l'hai visto? Grazie di averci degnato della tua presenza, Eva. Oh, non c'è di che. Così farai carriera, sicuramente lì. Beh, magari funziona, perché ti fai notare comunque. Non lo so, non lo prenderei come esempio. Non è la strategia giusta, forse, però. Stessa cosa in seconda, quarta e quinta. Stessa cosa in seconda, terza, quarta e quinta. Sembra Virginia Raffaele, lei. Oddio, è vero. Io non ho mai visto una insegnante di classico che parla così bene. Con la dizione tutta perfetta che fa questo sali e scendi mentre dice le posizioni. Sta recitando. Che imbarazzo. Devi lavorare sull'andeo. Ma dai, poverina. Ah, io ho gli stessi problemi. Infatti ho smesso di fare danza classica. Ma no. Gary and the Dan. Lui lo faceva così al contrario. Sincero, comunque in seconda posizione avere problemi con l'andeor è grave. Dai, è comoda. Grazie. Dai, ma ce la fai a fare una seconda posizione a 180? Non è una quinta. Niente gomma. Ma dopo questa è cafonissima. Mamma mia. Via i capelli dalla faccia. Ma dai, ma fallo! Che è insolente. Io l'avrei tipo sbattuto. Sì, subito fuori dall'aula. Cioè. Ma mi sa che non intendeva quello. Però è... Maureen, vuoi farci vedere, per favore? La prima della classe. Guardate le braccia di Maureen. Sono perfettamente sostenute da sotto. Esagerata adesso. Sembrava, io trovo sbagliatissimo elogiare in un modo così. Sì, con questa roba qua è bruttissima. Guardate. Ma anche per chi sta lì davanti a mostrare. Che poi dopo hai tutta l'attenzione su di te. Lo dico per esperienza, perché c'era una che faceva così al liceo. Mi ha messo subito in cattiva luce con tutti i compagni. Perché ti siamo le basi. Dal primo giorno che tutti a rompere, per 5 anni è durata sta battuta. Che fastidio, ma che ho fatto di male io? No, era pesante per me, mi avete ferito il cuore e sono rimasto traumatizzato, basta. Uno e fianco. Una classe solo di ragazzi, che top. Guardate. Carne fresca. Carne fresca, ma chi dice carne fresca? Carina, chi è? Lui chi? No, c'è un po' di qualità, dai, almeno. Ma sì, sono ballerini professionisti. Charlie, di Seattle. L'abbiamo conosciuto ieri. È gay o etero? Questo è un discorso. Questo è vero. Questo succede. Sì. Etero. Etero. Etero, sei uno su 100! Maureen, Anna. Ciao, Kathleen. Oh mio Dio, è bellissima. Secondo me somiglia a un criceto. Lei è insopportabile comunque. Lo fa. Dimmi che è la tua preferita. Sì. Ecco, lo sapevo. Ho sentito che non parla con nessuno. Con me ha parlato. Si è offerto di aiutarmi con le valigie. Wow. Ma loro quanti anni hanno tutto ciò? Fanno l'accademia, quindi avranno... Sono appena entrate 15, all'accademia. 15, dice. Ma non lo so. 18, sì. Dai. Accademia di perfezionamento, quindi. Può essere. Post, sì. Ma scusami, l'accademia American Ballet o è proprio l'American Ballet? Come fossero il corpo di ballo, queste cose qua? No, questa è l'accademia dell'American Ballet. Ah, ok, allora sì. Quella Eva è veramente brava, ha delle linee lunghissime. Ma un carattere impossibile. Jonathan già la odia, grazie a Dio. Ah, comunque è brutto il mondo della danza. Tutto così, allora lei... Ma questa è la mamma che chiede informazioni sulle novelliere. Allora, che chiamiamo? Ciao, Emily. Salve, signora Cannings. Oddio. Che falso. Il suo partner avrà bisogno di una gru per sollevarla. Che basta. Eccoci. Lei sei più bravi. Decisamente. Anche più precise, più armoniosi, più tondi, come più pieni. Qua hanno fatto soltanto gusto, cioè i piedi erano fermi, hanno fatto solo plie così per far vedere tutti che tutti storti. Dai, cavolo, sto film è pieno di danza, eh? Sì, Madonna. Questa è la compagnia. C'è più danza che recitato. Bello, mi sto emozionando. E anche di qualità. Sì. Comunque, io la prima volta che ho visto questo pezzo mi sono veramente emozionato. Davvero? Forse è stato il pezzo più emozionante di tutto il Lago dei Cigni, per quanto mi riguarda bambino. Perché per la prima volta ho visto un pezzo dove erano così insieme, così veloci, mi sembrava assurdo. Impossibile. Impossibile. Madonna, la luna è grossa, eh? Madonna. Romeo e Giulietta. Bello lui! Lui è il ragazzo che non parla mai con nessuno. Esatto. Wow. Che bello. Ma è piccolo il palco? No, è lui che lo fa sembrare piccolo. È la cosa più bella di entrare in un'accademia del genere, all'English, Royal, all'American Ballet, qualsiasi, e che poi vai a vederti tutti gli spettacoli della compagnia. Fighissimo. E quindi ti fai una cultura enorme. Vedi il meglio del meglio, quindi sei anche ispirato, sei motivato, insomma, è anche un... Se stai chiuso nel tuo non vedi mai nulla, dopo un po' ti demotivi. E che si baciano? Lei non fuma, strano. Me l'aspettavo con la sigaretta. Bello questo. Un po' di squat. Si sta facendo squat.
C'è veramente qualità. Vedo che l'abbiamo visto tutti questo film. Solo Shinai l'ha visto. Mi sta emozionando. E sarà la quinta volta che lo guardo. Wow. Sono baciati. Ok, adesso basta però. Bene, ragazzi. No, la lingua no. Ci sono i bambini, ci sono i bambini. Dai, dai che ci bannano il video. Ci chiudono il canale. Beh, di lei è tanto forte, lo poi si è messo fumo per nascondere la sua sensibilità. No, in realtà è che il fumo è nato negli occhi. Negli occhi. Belli galà, quando c'hanno i soldi. Cooper Nilsson. Beh, è un vero onore. Cooper, io sono senza ombra di dubbio la sua più grande fan. Io sono senza ombra. Come Peter Pan. L'amante deluso, sai com'è. L'ha fatta apposta. Vabbè. Joan, questa è una delle nostre nuove allieve. Scusa, abbiamo così tanti allievi promettenti che non riesco a ricordarmeli tutti. Ci sta, ci sta. Io non dirigo una compagnia, ho più memoria. Voi due insieme? Io non faccio niente. Fa tutto lei. Mi sembrava felice di questo bacio, eh? No. Un po' Rasmus questo. E lui mi sembra un po' troppo. Un po' viscido, eh? Wow. Senza riscaldarsi. Senza riscaldarsi, ovviamente. Non so di cosa tu stia parlando. Non ti stavo palpando. Insomma, non posso neanche sfiorare. Sei arrabbiata? Sei un ballerino meraviglioso. Ma sono ancora felicemente sposata, come quando sei partito. Attenzione. Se siete così felici, perché stasera abbiamo ballato come mai prima? Cosa vuol dire? Stavate recitando. È il mio lavoro. È il nostro lavoro. E come sempre. Lui è un po' narcisista a livelli negativi. Oh mio Dio. Hai visto? Intanto volete una tartina alla frutta? Sì, io ne prendo una. È tutto grasso, Emily. Ma che rompipalle. Vuole mangiarsi una cosa, fallo mangiare. Tutto grasso. Le dirò quanto mi sbagliavo su New York. Ten schier. Ten quinta posizione. Stendere. Bella elevazione. Bene. Pam. Bravo. Che qualità. Dai, finalmente un vero film di danza. Veramente. Ci abbiamo fatto uno. Va bene. Sono qui. Quella sono io. Dan, 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 sempre dan, in ritardo. Dan, dan, dan. Scusi. Scusi. Lo so, mi dispiace. Lo so, mi dispiace. Si mette la sbarra. Boh, per me ormai era fumatrice accanita. A differenza dei film precedenti, in questo film, siccome c'è proprio tanta qualità di danza, non ci siamo accorti di una cosa importante. Che non c'è acting. Non c'è la trama. Ah, ma non c'è ancora stata la trama. È uno specchio, è una finestra sul mondo della danza dell'American Ballet. Cioè, e sui fumatori. È uno spaccato. È uno spaccato. È una spaccata. Col fatto che c'era poca danza, o quando c'era era fatta male, il fatto che non ci fosse la trama ti pesava, no? Beh, diciamo che abbiamo visto anche dei film senza entrambi. Esatto. Oppure con trama ma senza danza, quindi comunque c'hai o con una trama insulsa. Esatto. Insomma. Esattamente. Sentito la differenza? A me è sembrata la solita sonda. No, questa risponde troppo male. Risponde malissimo. Oh, tre! Sei in ritardo, Jodie, si vede lo sforzo. Ma cosa, ne ha fatte tre? Ma infatti. Era in ritardo. Adesso per si lamenta, voglio vedere. Qua. Devi farne due, non tre. Ma poi stanno ballando su questa musica. Certo. Band dal vivo, C'è Luigi dietro. Comunque sono troppo belle queste musiche un po' anni... Sì, a me piacciono un sacco. Anni 80. Ehi, ti sto aspettando! E i ragazzi che corrono e si inginocchiano. Sono il tuo schiavo. Devi pensare a queste cose quando balli. Certo. Ehi, sono qua! Sono tuo schiavo? Sono il tuo schiavo. Ecco. No, non l'hai detto! Ci crederei di più se non ti guardassi a quello specchio del... Sto male! Adoro. Sì, lei è Shinai. Comunque ha ragione. Tu sei quello però, il biondino, con i capelli corti. Che mi insulti sempre. Brava lei che si ferma dopo la lezione. È l'ande dan. È ora che è brutta per la danza classica, devi lavorarla bene. Ah, il dolore. Ora senti. Dov'è l'andeo, Johnny? Dov'è l'andeo? No, lo so, non lo so, lo sto cercando. L'ho lasciato a casa. L'ho dimenticato. No. Quella nera bravissima, a me piace un fisico pazzesco.
Mi capisci quando parlo? Concentrati sulla rotazione. Accidenti, ha sentito. Cosa? Accidenti. Ha sentito. Abbiamo sentito tutte, non può parlarla in quel modo. Tutte abbiamo visto quanto si sta concentrando. Basta, signorina Rodriguez. Ma è un'insegnante, cara. Brava. No, io sono la sua guardia. Da chi? Non puoi continuare a rompere le palle a una che è ande danne. Vabbè, ma non è risposta. Sì, vabbè, ma l'insegnante non fai così. Non così, però che succo. Se è un problema per lei, è libera di andarsene. No! No! Non ci credo. Che t'ho detto io? Cioè, poi ha le punte che puzzano di fumo. La cenere del fumo non ti fa scivolare. Non, lei non vuole fumare. Ti fa fare 10 pirouette. Serve per deve farlo. Sì. Ci sono delle realtà che una ballerina deve saper affrontare. Io quando lo guardo, guardo solo le sue sopracciglia. Lo sto per dire anch'io. Vero, sono tante, sono belle. Sono come quelle di Elio. Non sei abbastanza rotata. Lo sai che è un problema. E non hai bei piedi. E anche se sei molto carina, purtroppo non hai il fisico adatto. Per questo ti abbiamo preparato una maglietta in cui te lo ricordiamo. Continuo a ripeterglielo. Cioè, basta. Da quello che ho visto non posso inserirti in quel programma. E se non sarai in scena quel giorno, non troverai un lavoro né all'American Ballet né altrove. La tua tecnica non è assolutamente all'altezza. Ehi, ti do uno scoop. Non basta una tecnica perfetta per fare una grande ballerina. Brava. Ma questa è gente che sa che cosa cerca. E il giorno della tua audizione l'ha visto. Sì, ma ora vedono solo che ho il fisico sbagliato. Il fisico? Il fisico. Il fisico, tagli la maglietta. Ma fisicamente sta bene, lei. Infatti. Cioè, non l'hanno mai inquadrata, non ti hanno mai fatto vedere il fisico. E poi alla fine era il fisico meraviglioso, in realtà c'era. No, ma guarderai verso non la fine. Vedere l'andedan. Mi erano le gambe di qualcun altro. Sono solo venuto a dirti che faccio l'università, medicina, e non ho precedenti, sono molto pulito e questo è il mio numero. Sono fatto la doccia. Sì. Mi faccio regolarmente il bidet, mi taglio le unghie dei piedi e mi faccio la barba. Ma va bene, Anna è sicura, giusto? È sempre stata la preferita di Jonathan. Maureen pure. Oh, sì, oh certo. Noiosa. Anche alcol si trasforma in zucchero, ragazze. Che rompi palle. Sta ingressando in trappa. Comunque è realistico che quando inquadrano situazioni del genere i dialoghi sono sempre rivolti alla compagnia, all'American Ballet, alla scuola, alla danza. Non parlano di altro. È così, no, davvero. È così. E me la chiavi salsa? Andiamo, Eric, facciamogli vedere la salsa. Questa è salsa. E no, c'è la salsa di pomodoro. Pietà! Pietà! Io vengo dalla Russia. Sì? E che ci fai qui? Il ballerino classico. Vabbè, questo non mi è mai capitato, comunque. No, succedono queste cose. Ti ha riso in faccia perché fai il ballerino classico? Magari maschietti. No, però ma che ti... Comunque la gente reagisca in modo un po'... Sai, che lo noti che sono tipo... Sì, fanno reazioni strane, ma che ti ridono così? Qua... Ma cosa? Ne ha lasciati tre sul... Ma io manco quello, so. Io faccio mettere le barriere per i bambini. Sì. E poi fai zitto. E comunque non ha mai fatto uno strike. Ma infatti è un trauma, ragazzi, che quando ero piccolo ero convinto che di essere bravissima a bowling, no? Poi sono tra grande, dico, che faccio così schifo? Eppure da piccolo le prendevo sempre. Poi vedo a fianco la corsia che si sollevano le barriere e faccio... Ah, no! Forse dovevi andare nella corsia dei bambini. No, non ero già nella corsia per bambini. Che se c'erano le barriere, andava comunque oltre. Lo finire, tutto sommato, mi sembra una cosa migliore. Intanto su un albero ci sono tre scimmie e vedono il topolino che... Albe? Sì. È troppo forte il topolino. Se no cambi danza, non fai più quella classica. Comunque sì, c'è una totale assenza di trama. Però non pesa. C'è una, è entrata lì, gli dicono che non fa tanto bene e boh. Immaginati lo script di questo film. Entrano in accademia. Qui, davanti. Fatto. Oddio. Bacio al cioccolato. Ah, ma cosa vuole per la bocca? È incredibile, lui. Devo andare. Buonanotte. Ciao. Magari lui è un po' bravo. È rimasto ancora. È ancora girato. Però vedi, c'è lui che ha cosato così. E lei se ne va. E lei a 100 metri. Lei è già incinta. Raga, lei è già incinta. No, come? Ha problemi lei con l'alimentazione. Ah, adesso si picca due dita in gola. Ah, quindi ci sono tutti i cliché della danza. Esatto. Solo. Base. Ok, ok. Voi cinque, venite qui. Oddio. Ma do una così, ti giuro, staccherei la testa. Presentarsi in classe impreparati a lavorare è un insulto. Non solo a me, ma ai vostri compagni.
fuori dalla mia classe. Oh, fuori dalla mia classe. Però mi è piaciuto l'insegnante, perché spesso trovi insegnanti che si mettono a urlare, fanno tutte le scene. Sì, per lui è calmo. Lui, basta che dici fuori. Lui, punto. Con personalità, fuori. Mio, è vero, me l'ero quasi dimenticato. No, no, ragazzi, non ci stavo provando. Oh, cavolo, lì li puliscono i vetri. Dai, non ha significato niente per me. No! Ok, perfetto. Dovete pulire la sala, invece adesso avete fatto ancora più casino di prima. No, adesso puliscono tutto. Tutto. Ah, ok. Così. Adesso se li mettono sotto i piedi fanno la merengue. Che figo. Ma cosa che figo? Sai come rovini? Ma dai, ma un po' di spensieratezza, tizi. Mamma mia. Ma quanto sei serio? Cioè, lo faccio solo a casa loro. Quello è casa loro. Dormono lì, mangiano lì. Hai ragione. Avere un partner scadente nel patio è come avere un compagno scadente a tennis. Non saprei, non ho mai giocato a tennis. Rose. Che ti è successo? Hai le mestruazioni? Questa è la mamma che vuole che le diventi ballerina, che le dice cosa deve fare. Comunque gli americani quando sono sorpresi spalancano in bocca. Tutta la tua carriera dipende da quello che ti faranno ballare al saggio. Cioè, fare il genitore non è facilissimo, perché comunque vuoi insegnare al figlio di fare le cose per bene. Sì, ma lei proprio la costringe. Così alla cavolo. Però troppa pressione porta un sacco di problemi. Qual è il limite giusto? No, è semplicemente se tu hai un buon rapporto con tuo figlio, ti puoi fidare, no? Sì. Lei non sa fidarsi di sua figlia, che invece ha sempre dimostrato di essere una persona attenta, intelligente. Non mi sento minacciato da nessuno. Adesso? E vedi che il film cambia, ce lo fanno. No, piano, scusa. Che genere preferisci? Qualsiasi, tranne classico. Spira, le mani d'oro. Oddio, oddio. La fine è magra, raga, cioè. Sì, fisico perfetto, va benissimo. Ciao. Guarda quella dietro. Ti dico che ne vale la pena. Ciao. Dai. Ma che è? Ma che lezione è? Qua ho fatto, c'è un'altra lezione in un'altra scuola. Per uscire un po' dal classico, no? Ho detto voglio fare una cosa diversa, quindi faccio questa. Buttiamoci! Ah, quindi adesso c'è il cliché solito, danza classica, tutti i tutti. Esatto, tutti. Qualsiasi cosa che è danza classica, un'orgia, un puttanaio. Destra, centro, sinistra. Che bello, quando negli anni 80 erano presi così bene. Vero, si divertivano, cioè ballavano proprio divertente. Ce l'hai fatta, bravo! Lo sa anche lui, passa. Faccia tu. Prende questa ora. Ecco perché faceva così anche prima. Perché per errore non è allenato. Troppo di moderno lui. Troppo moderno. Sta uscendo un po' di trama adesso, comunque. La trama è il suo. No, che esce un po' dal classico. E adesso, ma sì, adesso conoscerà si meglio quello là. E... Madonna, bello! Madonna. Ma lui è lì per rimorchiare, palese. Ma no! Guardalo! Bella vista! Estendere! Estendere! Broadway! Ballate, scatenatevi! Ballate! Vai, Jerry! Che insegnante! Yeah! Oh! Bello comunque uscire un pochettino dal proprio stile, no? Senti movimenti diversi. Dal moderno degli anni 80. Che figo rifare queste cose. Dai, fighissimo, guarda. Scatush. Mi fa ridere, le facce che fa. Non è male neanche in questo stile, no? Lui è super classico. Sì. Lui è versatile, sì, sì. Sai in cosa non è versatile? Nell'approccio con il gente di Raga, che cos'ha il suo fisico che non va? Io voglio picchiarli se insegnarti. Adesso lei ha scoperto che questa roba gli piace molto. Esatto. Più. Strano, non succede mai. Quello lì sono io, tutto sudato. Madonna! Wow, oh, che salto, ragazzi. C'è cioè, un'elevazione pazzesca. Adesso vediamo che cosa fa lei. Niente. Era male. Ferma. Allora, lei glissato. Bravo, signor coreografo. Anche lui fuma dentro, ovunque. No, non è fumo, sta andando a fuoco. Bella lezione. Pensavo un bel limone. Insomma, come mai non posso ballare così nelle lezioni all'Accademia? Perché all'Accademia sono dei secchioni. Ma che risposta è? Ma questo è totalmente... Perché all'Accademia fanno classico, non fanno moderno. Risposta è... Lui sa qualcosa che noi non sappiamo. Lui sa che comprare una poltrona al diablo c'è. È da secchioni. No, no, è da figli. Ah, giusto. Io non dovrei mangiarli tanto, ho già abbastanza guai con il mio corpo. Che brutto sto appartamento. Ma è il suo? Sì. Che figo, raga, io vorrei un appartamento così. C'è anche tipo, vedi, un po' buttato, lasciato andare, però con i finestroni trasparenti. Anche se fa cagare le pareti, no? Voglio rivedere la reaction perché secondo me 2 secondi fa hai detto ma che schifo. No, che figo, anche io vorrei. Sì, hai fatto proprio così. Io ho capito che eri tu prima di vedere come ballavi. Lei l'ha fatto.
facendo una cacata. E adesso lui le spezza il cuore perché lui è un pezzo di M. Sì, attenta. E niente. Però è il primo ballerino, che fai? Brava, sì, questo è meglio. Ah. Oh. Ti è piaciuto? Da 1 a 10? Cosa non chiedere dopo il sesso? O se no dici, chiedi a me quanto mi è piaciuto. Chiedimi, e poi le dici, chiedimelo. E poi quando te lo chiedi dici, ma ti sei che domanda chiedere? Anna, ho chiesto una piroetta doppia, non una tripla. Doppia, non una tripla? Stai calma, eh. È l'esame? Sì, è l'audizione per far parte di quel assaggio. Anna, voglio una semplice doppia. Che modo mi ricorda una professoressa che avevamo. E se facessimo tutti una tripla? Sì, ma ascolta l'insegnante. Sì, però, cioè, non so. Se ci sta in musica, perché le prendi in anticipo? E poi dopo sei più veloce, le fai veloci, va bene. L'importante è uscire fuori dalla musica. Dovrà far vedere che è più brava delle altre, no? Cioè, se è lo spettacolo, diciamo tutti doppia, si fa la doppia. Ma questo ma è un'audizione. Fa vedere che sei capace a fare le cose. No, insomma, chi se ne frega di quello che pensa tanto? Lo giudiazzimo. Perché questa vive con la madre dentro la scuola? La mamma fa la segretaria. Allora, dentro la scuola? Fa la dimensione, fa la rompipalle che la pedino. Ma è pagata bene per quello. Questo è per te. Grazie. Sono dolci, così li avrai in casa la prossima volta. Davanti alla donna. No way. Prendili. Ma non esiste, l'hai sentita? Per la prossima volta. Ma poverina. Oh, si spezzerà il cuore, vero? Piangerà. Piangerà molto. E fumerà le sigarette insieme all'altra. Sarà bellissimo. Chissà. Perché mi sembra già vista questa attrice? Ha fatto Avatar, ha fatto un sacco di film. Ah, ecco. Nessuno mi vedrà e non troverò mai un lavoro. Mi dispiace. Ah, figurati. Io me ne frego. Lei se ne frega. 5, 6. Cosa fanno? Non voglio vedere. Non vedo. Che brutta vista, vero? Giù in ginocchio. Poi mi dai il braccio sinistro. Questo è New York. Sì. Io non posso permettermelo, manco se metto tipo il poster fuori dalla finestra. Quelli più furbi sanno dove guardare quando le cose vanno male. Non è lì. Non riesco a smettere di guardare l'occhio più chiuso dell'altro. Ciao. 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 Oh, beh, divertitevi. Lei da quando va? C'ha un sorriso? Madonna. Sempre. Ma quella è mia figlia? Ma che cosa fa? Si limona con loro! Ma che cosa sta facendo? Ha baciato un ragazzo mia figlia. Ma come si permette? Oh mio Dio, si sta divertendo! Io non l'ho mai fatto nella mia vita! Come osa? Infatti lei è nata senza... Lei è Maria. Sì, lei è Maria, esatto. Potremmo uscire insieme. Quanti per rimorchi okay, lei, eh? Abbiamo la trama di questo film, ragazzi. Tutti ci provano con lei. Sei molto carino, Charlie, ma io mi vedo con qualcuno. Ti spoilerò tutto, anche se non l'hai visto. L'altro farà lo... Lui allora trionfa con lei. Bravo! Come hai fatto? Molto più carino quello che ci ha provato adesso. Sì. Beh, quello sì, più nudità. Che occhi c'ha? Sì, sì. Ah, carino non di approccio. No, anche carino in tutto. Ma... Non avete visto la mia ragazza? Alta, magra, gambe infinite. E vedi una con le gambe lunghissime, insomma. Infinite. Eccola. Non sono lunghe, cioè, infinite. Sì. Qui c'è sesso. Voglio che lo senti. Ti faccio vedere. Ma cos'è sta roba? Ma che è? Charlie, che ne pensi di questo per la fine del patio Troyes? Ah, questa scena me la ricordo. Me lo fai vedere? Certo. Bam. Bello. L'ho cambiato un po'. Ma hai fatto un altro salto! Che c***o l'ho cambiato un aspetta, po'. Aspetta. Bam. Bello pulito questo sì. Prova altro, è più difficile che ha fatto. Sì, molto. Guarda come lo smerda. Ah, attenzione. Sì. Adesso prova questo. Bam. Doppio. Bam. Doppio. Bam. Madonna. Bam. Olè. Potrei lavorarci. Per me il film poteva iniziare lì, finire lì, andavo al cinema e compravo il biglietto. È vero. Però tanta roba perché fanno anche gli attori. Cioè, sì, sono ballerini professionisti. Sono veramente ballerini a livello altissimo. E comunque l'acting non mi dà fastidio. Abbiamo visto di peggio, ecco. La scenografia particolare. Diablo! Lascio vedere. Lei persa.
Madonna. Lui bravo, bravo. Molto. Porca miseria. Cosa ci fai qui? Volevo farti una sorpresa. Guarda che devi entrare a prenderla, vai! Sei stato stupendo stasera. Grazie. Le piroette erano incredibili. Sarebbe la cosa. Devi entrare. Ma lui devi entrare. Sta lavorando, ma lascia. Cioè, infatti, sì. Ma questo deve entrare. Questo è assurdo. Ovviamente hanno passato il volume veramente anche de- cioè, sì. A teatro. Solo per la loro conversazione. Madonna, wow, ragazzi! Ah, le luci mi lasciano un po' perplesso, effettivamente. Ma una cosa. Cioè, è tutto buio. Mi auguro di sì, perché erano tutte luci spente. Sì, guarda. Pensa se si scontrano. Bellissimo sto film che ti fa vedere veramente i pezzi. Sì, i repertori. Li vedi, non vedi il busto e basta. Oh, tipo 3 secondi. E Serena. C'è Serena, cacchio, veramente? Ha fatto successo allora. Sei proprio nei guai. È nel mio palletto. Ti prego. C'è un casino che si faccia tatuare il tuo nome sul sedere. Queste cose succedono veramente. È vero, ci si parla, ci si parla. A denti stretti. Ci vediamo domani. Dove andiamo? Notte. Potrebbero, eh. È andato con un'altra. No, no, che lui, brutto. Lui è pezzo di M. Sì, cioè, potevi andare lì e dirle, guarda. Ma era solo una cosa casa di una sera, finita qua. Glielo dicevi subito. Le è passato davanti così, via. Oh, scusami. Scusa, santo cielo. No, meno male che non ti ho pestato un piede. Tu devi farmi causa. Non preoccuparti, non sono così preziosi come una volta. Ah, ok. Balla. Vabbè. Cosa state facendo? Allora ragazzi, partiamo dal ponte. Guarda, tutti incavolati. Va bene, Jody, tu sei qui. Ieri ero a sinistra. Beh, oggi sei a destra. E dove sarò domani? Frecciatina. Voglio dire che continui a cambiare idea. È difficile starti dietro. Non è così complicato. Voglio quello che voglio e quando lo voglio. Ed è così, i coreografi fanno così, E quello che voglio io? Io me ne sbatto di quello che vuoi. Sei una ballerina, punto. Fai quello che dico io. Purtroppo è così che si fa un balletto. È tutto molto teatrale. Decisamente. Non so neanche cosa dire. Quello che prova un ballerino non interessa al coreografo. Quello che prova una donna dovrebbe interessare all'uomo con cui sta. Mi giudichi una stupida perché mi sono lasciata coinvolgere. Sì. Mi hai proprio colto le parole dalla bocca. Colto? Colto. Sì, non colto. Beh, ci sta, Le ha colte, prese. Tolte. Hai visto? Ma lui c'ha le lenti. È vero, cioè gli occhi che... con la luce, la ring light. Ah, gli occhi con la ring light. Di TikTok. Scusa, mi guardi un attimo. Grazie. Mi dispiace, sono pronta. Brava. Ti ha preso. Ma che c***o sono quei due? C'ha lo scaldamuscolo sul piede. Sì. Cioè, ma scivoli con quello. È la moda. Poi hanno capito che si scivolava e tutto. Ah no, ce l'ha il piede, raga. Sì, sì, ha fatto così, l'hanno tagliato velocissimo, però il piede. Ma che ce l'avesse, l'abbiamo vista camminare in giro tutto il tempo. I coreografi fanno un po' quello che vogliono, gli gira, cambiano tutto all'ultimo, quindi quelle sono cose. Sì, realistiche. Lo fai sembrare un lavoro. Io devo vedere il movimento, non la fatica che c'è dietro. Questa, secondo me, è la cosa più difficile della danza classica. Deve sembrare tutto leggero, facile, sì, sì. E è tutto difficile. Che è successo? Torno a casa. Anche lei c'ha la ring light negli occhi. Dice che sono troppo grassa. Lo ammazzerei quell'uomo. Tu non sei grassa. Sei stupenda. Allora te ne vai per sempre. Sì. Poverina. Scelta giusta secondo me. Sì, ci sono lavori ragazzi dove vi pagano meglio. Allontaniamo meno la gente stress, della danza. Se no, facciamo il contrario di quello che ci siamo promessi di fare. Allontaniamo le persone dalla danza. No, se ti stressa e basta, meglio. Sì, sì, sì. O cambia ambiente. Anche cambia stile, cambia scuola, cambia qualcosa. Cambia corpo. Tutto. Cambia nome. Cambia cugini. Cambia sesso. Una ragazza che vomita tutto quello che mangia sia così in sintonia con i suoi desideri e i suoi bisogni. Non mi servono prediche, non da te. Va bene, senti, mi dispiace, ti prego, non andartene così. No, dai, ti prego, no. È difficile aiutare una persona con problemi di alimentazione. No, serve un specialista. Sì, sì. Però è difficile dire a quella farla persona andare. È comunque difficile. Se ti sciogli un po', riuscirà naturalmente. Uscirà naturalmente. No, però non risponde ora. No. Ma accendere la luce, io non capisco, come fai a vedere dove vai? Ma perché devi sentirlo, tizio, la danza devi sentirla col cuore. Vi siete riscaldati? Sergei, così. Che ansia. Vi siete scaldati. Se c'è interesse è fantastico, ma a parte questo... Sono palle. Un'altra volta. Che palle quando fanno così. Non ti cagano, sono lì che parlano con un'altra volta. Ma non l'ha visto. Ma che dici? Correzioni, perché un'altra volta abbiamo sbagliato qualcosa. No, quello è caduto. 4, 5, 6. Ah!
Eric, tutto bene? Oh, dove ti fa male? All'improvviso. Oh, non riesce a poggiare il piede. Prova a girarlo. Ah, sì. Non è abbastanza bravo, non posso usarlo. Beh, dovrei usarlo, perché Eric non può ballare. Lo faccio io. Fa lui. Arriva lui. Bello, bello. In tutto ciò, ovviamente non potevano fare due cast, visto che sono 70.000 alunni. Non potevano fare cast 1, cast 2, così se uno si fa male c'è il rimpiazzo. Vero, vero. Però poi, appena lei se ne va un attimo, perché è offesa, perché lui è uscito con un'altra, all'improvviso altri due ballerini già pronti. Sì, sì, sì. Quando ti sono piaciuta, è stato perché ero una ballerina classica oppure perché ero proprio io? Ma che domanda è? Jody, andrà bene. Devi solo dormire. Insomma, con Eric potevo anche dimostrare che Jonathan si sbagliava su di me. Ah, cavolo, adesso devo ballare con lui. Ma il mio ve lo cederei volentieri. Io? No. Mi sono giocata qualsiasi possibilità a settembre. Ah, mo, si è creduta. Ah, adesso sta cambiando un po'. Io non ballo più per loro. Io ballo solo per me. Io ballo per me. A casa, sotto la doccia. Sei pronta? Sì. Oh mio Dio, è tutto esaurito. Oh mio Dio. Bah, che bello. I diamanti. Ah, la gente ancora andava a spettacolo. Come parli, sì? Madonna. Cosa ho detto? Non lo sa neanche lui. Quando la gente ancora andava a spettacolo. E lo ridice come se fosse giusto, no? Tu vai a supermercato? Dai. Stai cercando? Sì, io non... Cosa vuoi cercare su Google? Ormai hai finito il film, era un palazzo su questo. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Ma guarda che non balla lei, eh. Non balla la figlia, non lei. Era il sogno della mamma. Quadrature fatte bene. Ma veramente, oh. Dove li riprendono tutti. Quando il corpo. Esatto, quando c'è da riprendere la parte espressiva, gli fai la stretta, il ballato, gliela fai. Guardate l'altro. Chi c'è. Oh mio Dio. Cos'è questa storia? Jonathan lo sa. Dov'è mai? L'altra ha ceduto il suo posto, non voleva più fare la ballerina. Cioè, a lei ovviamente sapeva già. Sì, ha già fatto tutte le prove, anche con lui. E poi non hanno chiesto neanche ai coreografi, cioè è proprio una cosa decisa tra di loro, no? Ma poi non ha mai provato col partner. Ma infatti. Cioè, guardate che cambia tutto, eh. Il panico. E lui che fa così. Esatto, sai così. Che mi sa? Dai, che devo andare a prendere a calci in c***o. Che cosa succede? In prima. Perché diavolo c'è quella nullità in scena? No! Ora non so che cosa dire a questo punto. Potresti chiedermi perché? Ok, bene, perché? Perché? Perché in nome di Dio? Perché? Perché non voglio fare la ballerina classica. È voluta dunque. Non vomiterei metà di quello che mangio. Controlli il peso, non c'è niente di male in questo. Controlli la cosa. Quindi lei lo sa e non ha fatto niente. Ti prendo a pugni. Ma questo è il tuo sogno. È il tuo sogno. Tranquillo, ti confido. Non ti possono sentire. Una vita a rimpiangere qualcosa che avrei amato veramente, invece di qualcosa che mi capita di saper fare bene. Bravo, hai fatto bene capirlo. Io non sono come te, mamma. Insomma, tu non avevi piedi e io non ho il cuore. Io non ho il cuore. Non avevi i piedi? C'è tutto questo spazio qua vuoto. Lei non ha il cuore. Gli giri ce l'hai proprio che... Cambiate le tronchette. Mado? Bravissima Misty Copeland. Il livello di questi allievi comunque, ragazzi. Madonna, questo è difficile, eh? Ah. Quale rapidità? Giù. Che belle linee. Ma io vorrei fare un applauso alla regia di questo film. Secondo me il cameraman è un ex ballerino e anche il montatore video. Boom! Bravi! Very nice! Che tra l'altro erano anche riprese, cioè dall'alto, dove vedi subito, appena sei un po' fuori formazione, si vede subito. Ed era precisissimo. State davvero fantastica. Sì, non è male. Non è male? Ah, esporiti un po' di più. Ma sì, era gelosa. Ah, che ti si vede, eh? Sto male, lui arriva con la sua mano. Guarda! Lui scende dalla moto così. Lui ha non so che di Daniel Simkin. Sì, e anche un po' Baryshnikov. Wow! Che trasformazione! Wow! Adorio! Oddio. Devo metterci un po' di corsivo anche qui. Adorio! Che roba, raga. Ma lei ce li ha i piedi? Sì. Dai, ha anche un fisico pazzesco. Ma smetti. No, ma vabbè, ci hanno preso per il culo. Tutto il tempo, in realtà è una tecnica classica, ora cambia ora. Sale così sulla moto, eh. No, romanzo, tutorial. Wow! Oh, c'è anche il vento! E lui non ha fatto un cavolo in tutto questo.
Bella. Ah, e adesso ripropongono la scena che hanno girato a inizio film, no? Capito. In privato l'hanno provata loro due, vi ricordate? Un po' le... Ma perché lui e lei stavano insieme, poi lei si è messa con il direttore. Ma lei si è sposata. Si è sposata con il direttore. Ah. Anzi, in ritardo, questa scena è veramente... Sono io. Mamma mia. Di classe. Le tipe dietro mi fanno morire. C'era un tragicomico questo pezzo. Comunque i cambi scena sono velocissimi qua. Sì, molto. Sì, sì. Quindi in realtà la trama di questo film è questo spettacolo. Praticamente. Madonna. Ale. Ha le braccia un po'. Ha le sì, braccia. Sì. Sì, cioè, sì. Come fa a girare in quel modo non si sa. È molto pulito, lui. Mamma mia. Ha un po' le braccia, con le spalle, qualcosa da... Fare i doppi salti con le braccia così è anche difficile un gestire. Po' sì. Robello. Sembra un po' Roberto Bello. Cioè lei è passata da fai schifo e c'è questa scuola a fare la solista, per un pezzo che dura 3 ore con 10 cambi costume con 4 stili diversi, la data di passa due giusta, romantico ragazzi. Scena di sesso, scena in aula, scena comica a solo, tutto e tutto ciò lei è quella underdog col fizio che non va bene e senza piedi. Io voglio i suoi pantaloni di pelle. Molto bene. Che sono comunque elasticizzati. What? Cioè, due banani impazzesti davanti, come decidi? Ma si può fare anche tutti insieme, eh? Non è che questa cosa... Non è che per forza scegliere. L'hai imparato! L'ha guardato tipo... L'ho fatto! Eccola. Ancora. No, sì, qua, E come ha fatto a cambiarsi così? Dai, vabbè. È una brava costumista. Il salto lui. No, ma lei non ha tecnica, tutto classico. Sì, effettivamente. Fa male. Poi sulle punte. Sulle punte, tutto sulle punte. Bello tutto sto pezzo. Bello. Per me, sì, non ha il collazzo, però. Sì, non è che ha le doti sì, eccezionali, ma ci sta. Sì. Yes, girl. Cosa fanno quindi? Scegli me, scegli me. Quelle c'hanno mal di pancia. È vero. Ma la fica. I have a bad case. Olè, quello è per te. Lei tecnicamente scarsa, Fa una chiusura così, ma tanto non tanto si pareva giù. Era chiuso. Bello così, che ti chiudessi per mentre... Sì. Cioè, sì. Sto per cadere! È stata una sua idea! Sai tipo il messaggio di sovraimpressione? Farlo passare così. Quello che hai fatto oggi è stato molto grave. Cosa vuol dire molto grave? Cosa doveva fare? Non entrava nessuno? Accidenti, è un gran balletto, Jonathan, lo sapevi? Cioè, come parla? Accidenti, è un gran balletto, Jonathan. Mi piacerebbe averti nella nostra compagnia, se lo vorrai. Sei impazzito? Spero di no, ma questo dipende solo da te. Oh mio Dio! Certo. Senti, io ti voglio nella mia compagnia. Andremo forte insieme. No, rifiuta adesso lei. Non mi ricordo. Chiudo. Cosa fareste voi adesso? Ah, a due... Ah, può scegliere tra... Mi sa che può scegliere. Volevo essere come te, Juliet, ma io non sono te. Brutti piedi, eccetera. Non è vero. Vero, madonna. No. Ti prego no. Ma non ha detto niente. Stavo soltanto per dirti ah ok. Non voglio sentirti. Potrei non avere la forza di dire di no. Ah, non vuole farglielo dire perché non ha la forza di dire di no. Ah beh, è intelligente il discorso. Dice per essere presa qui ma essere l'ultima ballerina a fiore del corpo di ballo si può andare da qualche altra parte. Beh, però almeno fatti dire la proposta per capire se è veramente quello. Sì, perché magari, fa non aveva contratti. Capissimo. Volevo farti già prima ballerina. Non dico niente? E la ballerina migliore che potessi diventare è una prima ballerina della... nuova compagnia di Cooper Nilsson.
ti immagini, tira su un foglio, posso prima ballerina e tira una linea. No. vabbè. Ehi. Tutti dicono che sei stata stupenda. Ma invece facevi schifo. Tutti lo dicono, ma per me no. Allora sei con me. Sono con te. Non te ne pentirei. Cooper. Non dite niente? Ma come fidanzato fai un po' schifo. Ma non siete mai stati insieme? No, infatti, cioè, per lei sì, però. Non è che se una persona va a letto con un'altra, vabbè, allora sta insieme. Se vogliamo questa cosa. Per lei è così. Può essere, vogliamo. Non ne hanno parlato, cioè, può essere anche una frequentazione occasionale, voglio dire. Mi stai chiedendo di uscire? Sì. Wow. Gran bel film! Molto bene, brava. Stavolta siamo brava, sì. Grazie, grazie. Sì, sì, sono io. Va bene, ci vediamo alla prossima reaction. Ciao, guys.